perché ascoltiamo anche i pareri degli analisti rispetto alle tendenze del mercato. Federico Righini con noi, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Righini, allora il tonfo di Shanghai è una chiamata negativa anche per Wall Street? Beh, questo lo vedremo quest'oggi, chiaramente che analizziamo anche il motivo del tonfo di Shanghai, quindi qualcosa che ha a che fare con i livelli di margini consentiti dai broker, quindi dal livello di indebitamento a cui possono arrivare gli investitori. Vedremo quanto questo si rifletterà sul mercato americano, però diciamo che qui abbiamo visto stamattina i jobless claims, ma crediamo che tutto sommato dovrebbe essere una seduta abbastanza tranquilla quest'oggi. Il dato più importante sono aspettati per domani, vedremo sul GDP come sarà la revisione. Chiaramente ci si aspetta una contrazione dello 0,8% rispetto alla prima stima positiva dello 0,2% del mese scorso in seguito ai dati sulla bilancia commerciale, però ecco, domani dati più importanti, quindi settimana prossima cruciale, quindi oggi vediamo un po', crediamo ci dovremmo attestare intorno a questi livelli. Certo, non vi aspettate molto. Peter Cardillo, sempre con noi. Allora, Peter, sul dollaro c'è qualche segnale invece più interessante rispetto all'azionario, secondo lei? Beh, direi di sì. Infatti, se vediamo l'euro stamattina che è leggermente in aumento, e quindi questo è dovuto al fatto che il dollaro continua a essere molto forte contro lo yen. Infatti lo yen è arrivato a 1,24, quindi un vero crollo per lo yen contro la moneta americana, e quindi questo mette un po' di pressione sul dollaro indice in questo momento. Però in effetti diciamo questo probabilmente indicherà nei prossimi giorni un dollaro ancora molto più robusto di quello che abbiamo visto negli ultimi giorni, quindi non mi sorprenderei di vedere l'indice andare verso quota 100, che sarebbe un peso per il mercato azionario. Certo, Silvia, hai parlato di un'operazione di M&A nel settore dei semiconduttori, altre informazioni che ritieni utili per la giornata? Attenzione alla tecnologia, da un lato i segreti che arrivano dalla Recode Conference di San Francisco riguardanti l'Apple Watch, e secondo il numero uno, il direttore delle vendite, quindi l'attenzione che doveva essere messa maggiormente sulle applicazioni, e dall'altro invece la conferenza degli sviluppatori di Google che comincia proprio nella giornata di oggi. Fondamentale sarà il futuro del sistema dei pagamenti, e questo su cui si concentra Marina in prima pagina il New York Times, proprio citando gli importanti progressi che possono avere e arrivare in un mercato che oggi è fondamentale. Certo, da Silvia, se sei d'accordo ne parliamo dopo il countdown, tra un attimo. Seguiamo il dibattito di apertura per la partenza del mercato americano, andiamo su CNBC per assecondare questo movimento che dovrebbe confermare un segno meno in avvio, anche se con una prospettiva di andamento lento e poco variato rispetto a ieri. Opening bell per la borsa americana che ieri aveva chiuso in netto rialzo, oggi però pesano due elementi ancora nella cornice dei mercati. Si inserisce anche la Cina con il forte sell-off che ha mandato indietro l'indice di Shanghai. Per quanto riguarda Wall Street, l'apertura è negativa, meno 0,2% il Dow Jones, meno 0,19% il Nasdaq, meno 0,13% l'S&P a 2120. Questo è il livello di apertura dell'S&P 500, 2120 punti. Quindi prevalenza di segni meno. Dopo l'unico dato macro della giornata, le richieste di sussidi di disoccupazione, un dollaro che è ai massimi a 12 anni sullo yen e che temporeggia invece nei confronti dell'euro. Prezzo del petrolio ora in discesa, meno 1%, stabile l'oro a 1187. Per i titoli da seguire oggi ricordiamo anche General Motors e poi Avago Technologies, Costco Wholesale e Ford. Sono alcuni temi da seguire. Qui vediamo Avago Technologies che ha annunciato che acquisterà appunto Broadcom.com, un'operazione mista con tante azioni da 37 miliardi di dollari. Apple apre in rosso, meno 0,3%.
Quindi alcuni titoli benchmark aprono le contrattazioni con un segnale di cautela, comunque di assestamento verso il basso. La borsa di New York apre in rosso, assecondando un movimento negativo delle borse che arriva dopo il rally di ieri. Quindi pesa anche il tonfo di Shanghai sul sentimento dei mercati. Si guarda con estrema attenzione alla situazione finanziaria cinese, dopo che oggi la borsa della Cina ha perso fino al 6,5%, e quindi qualcuno parla di una bolla che si sgonfia. Per quanto riguarda Wall Street invece rimane molto vicina ai massimi storici. La borsa di New York attende soprattutto i dati sul PIL. La revisione del primo trimestre giungerà domani, in completamento di una settimana che focalizza l'attenzione sul dollaro, un dollaro ai massimi a 12 anni sullo yen e in fase di stabilizzazione nei confronti dell'euro, in attesa di sviluppi sul fronte Grecia, dove permane ancora un margine di alta incertezza secondo gli operatori. Per il momento si cerca di capire se ci sarà l'accordo tecnico per risolvere la crisi di liquidità, ma in che termini. Noi ci colleghiamo con New York, con noi Silvia Verzoni. Allora vediamo quali sono i temi della giornata, mentre ricordiamo che alcuni titoli sono al centro dell'attenzione per le operazioni di fusione e acquisizione. Silvia, avevi accennato ad Avago Technologies che acquisterà Broadcom. Ecco, spieghiamo questa operazione da 37 miliardi di dollari. Un'operazione che è destinata a guadagnare maggiore scala proprio per confrontarsi con competitor del calibro di Intel e Qualcomm, e per cercare di guadagnare una maggior fetta di un mercato che vale 300 miliardi di dollari. Questa è la ratio dell'operazione, anche perché è un mercato che vede sempre più costi di produzione e tassi di crescita che rimangono in stallo. Un mercato importante, un'operazione, come dicevamo, sia a cash che a azioni. Saranno infatti 17 miliardi di cash, 20 miliardi di azioni. Si creerà una società che manterrà il nome di Broadcom, che è un'operazione che verrà finalizzata il prossimo anno, nella prima parte del 2016. A guidare la società sarà l'amministratore delegato di Avago Technologies. Altri temi, Marina, velocemente: Amazon, lo avete visto in verde in apertura perché ha annunciato che abbasserà quelle che sono le tasse, le fee che vengono applicate per il delivery. GoPro, Nick Woodman, l'amministratore delegato da San Francisco, ha annunciato la nuova telecamera, ovvero il nuovo drone che verrà completato nella prima metà del 2016, che si chiamerà Quadcopter. Poi avete visto Costco e Abercrombie, ancora una volta sono i venti contrari per queste società, per questi retailer del dollaro forte, a pesare sui ricavi, soprattutto sugli utili, sotto le attese degli analisti. Certamente sono solo quattro i titoli positivi all'interno del Dow Jones, indice che ha aperto con un meno 0,3%, adesso è questo il dato da considerare, apertura negativa su New York. E quindi in rialzo Cisco, poi vediamo anche Pfizer, Merck, Johnson & Johnson, settore farmaceutico che si difende un pochino meglio dopo i primi scambi. Titoli peggiori delle blue chips adesso: Caterpillar, Nike, Walmart, Chevron, IBM. Peter Cardillo con noi. Allora, che cosa suggerisce Peter? Perché questo elemento nuovo che si inserisce nei mercati, e cioè qualche turbolenza finanziaria dal lato cinese, come dobbiamo recepirlo, o comunque secondo lei che portata ha? Che significato ha il ribasso di oggi della borsa della Cina? Beh, io penso che questo sarà un problema se continua. Certamente ricordiamoci che normalmente i mercati seguono uno con gli altri, quindi fino adesso vediamo un calo leggero nei mercati americani, però in effetti se questa discesa della borsa di Shanghai continuerà, questo potrebbe essere un problema per il mercato, cioè per i mercati globali, e senz'altro l'America. Quindi io direi di essere cauti. Ricordiamoci che è già da molto tempo che io ho sempre parlato della Cina, quindi cioè delle preoccupazioni della Cina, e quindi continuiamo a vedere giorno per giorno le notizie che continuano a essere negative, e quindi con i mercati così alti, con le valutazioni che sono sopravvalutati, con la posizione tecnica che rimane abbastanza ferma e anche direi piuttosto robusta, però in effetti questo mercato è soggetto a un declino, quindi io ripeto di essere cauti.
Va bene, Righini invece che cosa dice rispetto ai market mover? Parlava di una seduta che lei si attende molto tranquilla in vista della revisione del PIL di domani, ma dal punto di vista operativo quali sono a questo punto i livelli da tenere d'occhio e che cosa suggerisce di fare? Bisogna fare due tipi di considerazione, una considerazione un po' più di lungo termine e una di breve termine. È chiaro che negli ultimi è fatto con quella di breve termine perché forse è quella che può interessare di più, considerato quelle che sono state le azioni negli ultimi, la price action negli ultimi mesi. È un mercato che non sfonda, non riesce a sfondare, anche quando lo fa non ha mai impeto, quindi non riesce a estendere quelli che sono i guadagni, e questo chiaramente è un problema, è debolezza, come dice il signor Cardillo, il dottor Cardillo. È chiaro che c'è molta incertezza, vediamo la volatilità intraday che in particolare dà segnali che c'è incertezza, quindi sicuramente la possibilità di una correzione c'è. Il livello da un punto di vista di breve termine direi sempre di andare a controllare i minimi che vengono imposti settimana dopo settimana, quello di due settimane fa arrivava intorno ai 2070. Vediamo che il trend rimane positivo anche se molto debole, quindi bisogna essere molto specifici a livello di settore nel breve termine, questo è sicuramente un imperativo. Nel medio termine, che è posizionato sul lungo termine invece, è chiaro che questi livelli sono alti, però da un lato è necessario rimanere in parte investiti perché abbiamo visto che il mercato dà poche opportunità di entrare a livelli più bassi, avere una quota di liquidità sempre pronta per poter rientrare nel caso questa correzione che un po' tutti si aspettano, ma se l'aspettano da mesi e mesi, prima o poi arrivi per poter rientrare a prezzi migliori. Però ecco, andare completamente da una parte o dall'altra è impossibile. Certamente, grazie per le vostre analisi Federico Righini, Jesse Group Capital, Peter Cardillo, Rockwell Global Capital, grazie e buona giornata. Salutiamo e ringraziamo grazie, anche Silvia Berzoni. Silvia, buona giornata a questa sera per il Closing Bell. Buona. E il titolo STM sta beneficiando dell'operazione di M&A nel settore dei semiconduttori, ne parliamo dopo il break.